Insomma, emozionatissimo, ci siamo incontrati prima con Mattias Freiho, perché io in tedesco non so dirlo, era qui con, non in questo cinema, ma Cinema Massimo 20 anni fa, quando abbiamo presentato per la prima volta questo film in concorso, e da 20 anni che non ci vedevamo. Questo era un film importantissimo nel 1989 ed è importantissimo adesso, soprattutto rispetto a quella che è stata ed è sino a domenica questa manifestazione della Biennale della Democrazia. Infatti domenica ci sarà un altro film collegato alla Biennale della Democrazia e all'argomento della caduta del muro. Mattias, vieni con noi. Lui 20 anni fa era anche a Torino alla presentazione del film insieme al regista, che purtroppo non c'è più. A lot of years ago, yeah, it was in 96 he passed away. Non c'è più dagli anni 60. Sì, dagli anni. Il regista? No, dagli anni 90. Quando è morto? Questo è. Nel 96 è morto il regista. E lui ha raccontato, l'abbiamo scoperto in questi giorni, ha raccontato e ha scritto un suo piccolo articolo per Torino 7 che è uscito la settimana scorsa, quella che è stata la sua esperienza rispetto a questo film quando è stato presentato a Berlino. La prima del film a Berlino ha coinciso esattamente con la sera della caduta del muro. È un episodio molto vissuto da lui, che forse due parole può dircele rispetto a quella serata. Well, for me it was very, very, for me it was very, very exciting. I think it's better to speak English, maybe some of you understand English. It was a very exciting night because I was rehearsing the whole day, and in the evening I had a first performance of a concert at the Palast der Republik in East Berlin, and I sung The Messiah from Handel. And after this first performance, there was a driver waiting, and he took me to the cinema, and the film was presented the first time yet there. And then the second premiere of the film was 1 hour later, and none of the team knew what happened this evening, none of us. And we left the cinema 1 o'clock by night, and we saw the people on the street, and we didn't know why and what happened. And then we went to the place where the premiere party happened, and some friends of ours were standing there with Coca-Cola pins and beer pins. I said, okay, we just come back from the Kudamm, from West Berlin, to celebrate the evening with you and your premiere. We said, okay, and I'm the Emperor of China. You were never there, but, well, and at 3 o'clock in the morning, we decided to go to a bridge that connected East and West Berlin. And then I was standing on this white line, and then I realized, little by little, what happened this evening and this night. So it was the coming out of the film coming out and the coming out of East Germany, and that was incredible. Deciso di parlare
inglese, così forse qualcuno di voi può capirmi ugualmente. Quella sera è stata una sera molto bella, molto eccitante per me. Avevo appena finito le prove, ho fatto le prove tutto il giorno e proprio quella sera c'era la prima di un concerto al Palazzo della Repubblica a Berlino Est e avevamo suonato il Messia. E subito dopo il concerto un autista mi ha portato al cinema dove c'era stata la prima del film e la seconda proiezione che è stata subito dopo e noi non sapevamo niente di quello che era successo e quindi non sapevamo della caduta del muro. All'una siamo usciti e ancora ignari di tutto abbiamo visto le prime feste e c'era gente con lattine di Coca-Cola, di birra che festeggiava e anche gente che era venuta dal Kudamm, da Berlino Ovest. E quindi abbiamo appreso così della caduta del muro. Alle 3 della notte siamo andati in una sorta di ponte che c'era tra Berlino Est e Berlino Ovest e mi sono trovato su questa linea bianca e solo lì ho cominciato a rendermi conto di quello che era veramente successo. E quindi è stato proprio bello che l'uscita del film Coming Out è stata anche la caduta del muro di Berlino. Bene. Io, ripeto, sono contento di essere di nuovo qui con Mattias. Ho 20 anni e per queste proiezioni collegate appunto alla Biennale della Democrazia e al Muro di Berlino bisogna ringraziare anche il Goethe Institute che ha collaborato per questo evento. E voglio ringraziare ancora Mattias per il suo lavoro in quel film e quello che ha fatto poi. Comunque lui è un attore abbastanza famoso, possiamo dirlo, ha partecipato, era uno degli interpreti dell'ultimo film di Tom Cruise. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Very very small. They cut it all out. Grazie. Thank you. Mi spiace per qualcuno che è rimasto fuori, però le sale sono queste e bisogna adeguarsi. Okay. Però se c'è Ivan, qualche posto c'è ancora, quindi possiamo far entrare qualcuno. Buona visione.